È giunto il momento di parlare. Ciao ragazzi, qui Edoardo. Vi dico Edoardo e non Coccigno perché questo sarà un video mio di Edoardo e non di Coccigno. Voglio assolutamente fare una premessa, se non siete iscritti al mio canale, a questo canale, potete anche chiudere il video perché alla fine non sarà poi così interessante per voi. Se invece siete ancora iscritti al mio canale e avete trovato questo video nella pagina delle iscrizioni o comunque vi è arrivata la notifica, restate pure e ascoltate se ne avete voglia. Dico che parlo da Edoardo perché in questo video vi dirò un po' quello che mi passa per la testa, cosa sta succedendo, vi devo dare delle spiegazioni e voglio darvi delle spiegazioni. Vorrei subito precisare che il titolo non è clickbait. Non ho bisogno né di fare views, né di fare like, né di fare dislike, o tantomeno di fare un video qualsiasi, bensì è quello che in realtà ora mi passa per la testa. Semplicemente perché la fine di Coccigno, perché in realtà è quello che poi alla fine sta succedendo. Si è rotto qualcosa e non so come ripararlo. Ma cominciamo dall'inizio. Per chi fosse iscritto da un po' di tempo sa quel che è successo un po' di tempo fa per via del computer e per via della mia connessione. Bene, tuttora continuo ad avere problemi con il computer, non so quando riuscirò infatti a editare questo video, ogni tanto provo ad accenderlo, ma a volte si accende, altre volte no. Quindi è anche un problema del computer. La connessione è ok, non aiuta, però questo è un altro discorso. Da poco ho fatto 20 anni, ragazzi, il 28 febbraio del 2018 ho fatto 20 anni, quindi non ho bisogno di scuse o giustificazioni per le mie azioni e è anche giunto, tra virgolette, il momento di prendersi le proprie responsabilità, ecco. Vi dico semplicemente le cose come stanno. Ho cominciato a lavorare molto più seriamente rispetto a prima. Sono a lavorare praticamente dalle 9:30 fino alle 4:15, cose di questo tipo. Molte volte capita di prolungare questo tempo. Il fatto è che Roma la mattina e il pomeriggio e sempre in generale è un casino. Quindi esco di casa che sono le 8, arrivo a casa che sono, non lo so, le 5:30. Cominciando a lavorare così tutti i giorni, un po' anche controvoglia e un po' ecco, sempre con quella costante sopra il mio fisico che non mi va di fare questo lavoro perché non sto lavorando perché mi piace, ma semplicemente perché voglio mettermi da parte qualcosina. Psicologicamente non è la migliore delle cose perché, fidatevi, impatta molto sia sull'umore che sulla stanchezza in generale. Mi sveglio che è presto e sono, insomma, sono costretto a uscire subito. Torno a casa che sono molto stanco e mi metto magari a giocare, a svagarmi un po', semplicemente per il fatto che sono stanco e voglio quella mezz'ora, quell'ora, quel tanto tempo soltanto per me. Mi resta sempre più difficile fare video. Mi resta sempre più difficile accendere un gioco per registrare, anche se in realtà potrei portare video sui videogiochi che sto giocando ultimamente, sulle campagne che sto facendo, poi alla fine il computer non collabora, infatti sto giocando solo ed esclusivamente sulla PlayStation, sto giocando a Fortnite, a Rainbow, sto continuando a giocare a FIFA, sto facendo delle storie, sto facendo dei platini, dei giochi che mi piacciono. Quindi ragazzi, alla fine gioco, ma semplicemente con il fatto che sono stanco, non mi scatta quella scintilla di dire ok, gioco, ma per registrare adesso qui mi metto qui e faccio un bel gameplay, faccio quello che mi ha sempre divertito fare, quello che appunto vorrei fare e lo faccio anche per far star bene delle persone, per far divertire delle persone, almeno questo era il mio obiettivo iniziale e tuttora lo sarebbe. Voglio specificare che far video, creare video, registrare video mi piace, è una cosa che adoro fare. Tutto quell'enfasi che avevo una volta è man mano diminuito, un po' per colpa di questa mia stanchezza, di questo mio
non aver voglia di registrare, alla fine non scatta quel qualcosa che mi fa registrare. Quindi essenzialmente non registro perché non è che non ho tempo, ma perché quel poco tempo che ho preferisco e voglio utilizzarlo un po' per me, un po' per calmare quelle acque che si sono un po' intorbidite, ecco. Detto questo, non è che non ho voglia di registrare, bensì ho voglia di spendere più tempo per me. Questa non è la sola motivazione per la quale io ho smesso di portare avanti il canale, bensì una delle forse principali, se non poco meno secondaria a quella precedentemente detta, è semplicemente per il fatto che non ho idee. Fare Pokémon, non lo so, non mi prende più come una volta. Portare Rainbow, sinceramente, mi sembra alquanto scomodo sul mio canale, tanto meno FIFA o tanto meno una campagna o quant'altro io stia giocando. Non mi va semplicemente di fare il cancro come fanno i nuovi canali che fanno contenuti solo per views o solo per crescere. Semplicemente io voglio fare quel che mi diverte fare, e fare magari delle challenge stupide o dei video stupidi non mi aggrada e semplicemente non mi dà quella soddisfazione personale che avevo magari quando facevo un video che mi piaceva. Detto questo, ragazzi, non cancellerò mai e poi mai questo canale. Questo perché quello che ho fatto qui dentro è stato un percorso, seppur di un annetto, molto intenso. Mi sono divertito, è una cosa di cui vado fiero e sono soddisfatto del mio lavoro che ho fatto su YouTube. E quindi ricordi così, secondo me, non si dovrebbero mai cancellare. Quindi questo resterà comunque un canale aperto. Detto questo, ragazzi, molto alla grande, vi ho spiegato più o meno perché non ci sono più contenuti sul mio canale. Non voglio poi spiegarmi, insomma, non voglio poi dilungarmi troppo, perché ritengo che questo debba essere un video breve, conciso, diretto e soprattutto molto breve. È capace anche che domani mi sveglio e la voglia è tornata, le idee sono tante e quindi io ricominci. Però ecco, la situazione è questa adesso. Detto questo, ragazzi, volevo intraprendere un po' il mio canale e trasformarlo in quanto a contenuti. Non so se ne aprirò direttamente un altro e quindi ricominciare tutto da zero, semplicemente perché quello che vorrei portare in realtà con questo canale non c'entra proprio nulla. Avevo in mente di cominciare a fare motovlog e quant'altro, semplicemente per il fatto che tra un po' è estate e secondo me sarebbe una cosa veramente tanto 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 divertente da fare. In ogni caso, comunque, ragazzi, vi porterò delle novità a breve, se questo progetto, ecco, va in porto, se comunque qualcosa su questo canale succederà. Intanto, ecco, so solo dirvi una cosa: mi dispiace che comunque sia andato così, veramente non era quello che, diciamo, ho sempre programmato. Io comunque, in ogni caso, vorrei ringraziare tutti voi per il supporto, a partire dal primo iscritto all'ultimo che in realtà non sa nulla di me ma sta comunque guardando questo video ed è arrivato fino a questo punto. Io vorrei ringraziare ogni singola persona che abbia fatto parte di questo canale. Come ho già detto, volevo che questo video fosse breve e quindi direi anche di chiuderlo qui. Per ora è così. Per ora non c'è più un Coccigno 98, c'è soltanto Edoardo. Voglio specificare che su Telegram o su Instagram, i link sono in descrizione, comunque mi troverete. Se volete fare due chiacchiere, io sono più che contento di risentirvi tutti quanti, tutti quelli rimasti, tutti quelli che c'erano una volta. E quindi se mi scrivete, assolutamente vi rispondo con molto molto piacere. Detto questo, ragazzi, non voglio che questo sia un addio, perché comunque è una cosa a cui tengo così tanto che non voglio che sia un addio. Quindi per ora questo video lo prendiamo come un arrivederci, a data da destinarsi. Vi invito a seguirmi su Instagram perché comunque continuerò a pubblicare e continuerò ad essere attivo, in modo tale che se ho novità comunque sarete i primi a saperlo. Qui da Edoardo è tutto, alla prossima, ragazzi.